Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del mio amato must have di make-up, che non è nulla di speciale, è semplicemente un correttore verde da 7 euro della NYX HD Studio Photogenic Concealer, questo qui. E perché parlo proprio del correttore verde? Perché per chi come me ha la pelle sensibile, un pochino di cuperose o altri problemi di rossori vari, il correttore verde è un salvavita, ma non solamente per queste cose che vi ho citato. Magari vi esce un brufolo, col correttore verde riuscirete sicuramente ad andarlo a coprire il rossore per poi metterci il correttore normale. Ovviamente al di sopra di questo vado a mettere poi il correttore normale e il mio fondotinta abituale del momento. Dicevo, questo è della NYX, è il CV 12 come colorazione e costa solo 7 euro. Comunque ce l'ha anche Kiko, ce l'ha un pochino di gente, insomma, un pochino di brand. Di solito le mie zone sono queste. Tampono con una spugnetta e dopodiché vado a mettere il mio fondotinta. Mi raccomando, vi consiglio di picchiettare e non di trascinare. In questo modo sarà per me più facile contrastare i rossori. Quando non uso il correttore verde, utilizzo invece un siero opacizzante di Dior che costa moltissimi soldi, quindi dipende. Se ho un mese in cui posso permettermi di spendere di meno e ho finito quello là, compro il correttore verde da 7 euro o da 10 euro. Se invece ho un po' più di budget, perché mi pare costi sui 70-80 euro, compro invece il siero di Dior. Però insomma, magari ci sono dei mesi in cui non. Ok, questo è tutto, mando un grosso bacio, iscriviti al canale, lascia un commentino qui sotto, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!